Direttore Florenzano, un sopralluogo al cantiere dei moduli di terapia intensiva aggiuntivi di Termoli. Come stanno andando i lavori? Allora, oggi è una giornata importante perché su Campobasso abbiamo la consegna del primo modulo da 10 posti letto. Sono venuto a verificare lo stato di avanzamento dei lavori qui, a parlare con il responsabile del cantiere. Siamo a buon punto, gli allacci sono già stati fatti, anche la predisposizione degli allacci del gas medicale dalla struttura ospedaliera al modulo, quindi adesso stanno finendo di fare le divisioni interne per creare le stanze all'interno del modulo, hanno già montato i test a letto, insomma i lavori stanno procedendo spediti. Abbiamo una data presumibile Per di la consegna? settimana prossima. Anche i Isernia? Ho fatto dare priorità su Termoli per la nota questione della maggiore necessità che abbiamo qui e a seguire subito ci sarà Isernia. Novità sulla nomina del commissario? È aggiunto No, qualcosa no, all'ASREM? no, no, Nulla. no, no, noi non chiunque esso sia, siamo in attesa e pronti a collaborare. Oggi si è diffusa una notizia a livello nazionale che coinvolge il Molise. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Figliuolo, invia una task force in Molise, nella nostra regione, per dare un impulso ulteriore al piano vaccinale. Una richiesta fatta dall'ASREM o è una scelta nazionale? Credo che sia una scelta nazionale, ma sicuramente sollecitata anche dalla regione. Oggi alle 4:30 arriverà un medico, due infermieri e un autista che costituiranno un'ulteriore squadra vaccinale che ci supporterà nelle vaccinazioni al domicilio, che costituiscono poi la sfida più grande che dobbiamo continuare ad affrontare.